Benvenuti, partiamo con i Tarot per capire qualcuno è in trepidante attesa di questo, c'è qualche persona che chissà a cosa è in trepidante attesa di te o è in trepidante attesa di qualcun altro, questo non lo saprai mai, ma vediamo, qualcuno è in trepidante attesa, chi sarà? Questa persona in trepidante attesa e soprattutto che cosa, diciamo, che cosa attenderà? Ma lo scopriremo con i Tarot. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Vi ricordo di seguirmi su tutti i canali YouTube. Potete abbonarvi al canale, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, cliccare sul tastino abbonati e se invece vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi cliccare sul tastino col dollarino. Allora, partiamo. Qualcuno è in trepidante attesa. Chi sarà questo qualcuno? Che cosa attenderà? Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, metti un like e se qualcuno si collega, mi dice se vuole, diciamo, come dire, mettere un like, se qualcuno mi dice vedo e sento bene, brava la nostra capretta Rosy. Allora, Rosy, donna cuciniera, mi raccomando, prendila per mugliera. Abbiamo la prima stesa che è il Buddha, qualcuno in trepidante attesa. La seconda stesa è la piramide è la seconda stesa. E la terza stesa è la stele. Allora, cerchiamo di capire, qualcuno in trepidante attesa di questo, che cosa attenderà? Sarà in trepidante attesa di te, salutiamo Giovanna. Sarà in trepidante attesa di qualcun'altra? Questo lo scopriremo solo con i Tarot. Prima stesa il Buddha. Qualcuno è in trepidante attesa. Qualcuno è in trepidante attesa. E prendiamo i Tarot, siamo alla prima stesa, la stesa del Buddha. La stesa del Buddha. Mescoliamo le carte, vediamo un po'. Che cosa ci raccontano? Che cosa ci raccontano di bello i Taratarot? Cosa ci raccontano di bello i Taratarot? Qualcuno è in trepidante attesa. Mescoliamo le carte e vediamo questo qualcuno che è in trepidante attesa. Nebbia fitta? Ah no, qua sembra estate, cara Rosy, sembra estate. Ma pensa a te, nebbia fitta in Val Padana. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Oh, beh, qualcuno è in trepidante attesa. Ovviamente si tratta di una persona probabilmente più giovane di te. Un po' immatura, è in trepidante attesa, ovviamente il Toy Boy è in trepidante attesa di, come possiamo dire, è in trepidante attesa di che cosa? È in trepidante attesa è in trepidante attesa di eliminare, come possiamo dire, di eliminare questo punto fondamentale, no? Questo è in trepidante attesa di portarti a letto fondamentalmente, oppure è in trepidante attesa però è un'attesa immatura, quindi non è una persona matura, non è una persona che ha voglia, diciamo, di portare avanti delle situazioni a lungo termine. Sarà in trepidante attesa di portarti a letto se non ti ha portato, oppure di instaurare una tromba amicizia se non l'ha già instaurata. Questo è. Per cui tu devi valorizzare te stessa, devi valorizzare la tua autostima, devi valorizzare la tua autostima, è un punto fondamentale.
valorizza la tua autostima perché è fondamentale per te valorizzare la tua autostima. Se non valorizzi la tua autostima, non ottieni nessun risultato. Quindi mi raccomando, valorizza al massimo la tua autostima attraverso il Tara Mantra. Il Tara Mantra che recita io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Mi raccomando, devi recitarlo sempre durante, diciamo, devi recitare sempre il Tara Mantra, diciamo, nelle situazioni giuste. Quindi devi recitare sempre il Tara Mantra nei momenti ipnagogici e nei momenti ipnopompici. Ipnagogici e ipnopompici significa il risveglio e l'addormentamento, ipnagogici e il risveglio. Quindi recita questo mantra perché farà sì che non resterai, diciamo, delusa. Ehi tu delusa, perché questo è un toy boy, tu se sei... quindi è più giovane di te, quindi è probabile che tu sia una malgascione, una carampana. Puoi sedurlo, diciamo, non mostrandoti tanto, vedendolo soltanto di notte, di sera, vedendolo soltanto di sera, di notte. Salutiamo Cocchi, buongiorno a Cocchi. Puoi vederlo soltanto di notte o di sera, ti conviene, perché tutte le donne sono belle di notte. Perché la notte il chiaro di luna maschera, no? Maschera molto, e tutte le macerie, diciamo, sembrano più belle. Certo che alla luce del sole le macerie sono macerie, c'è poco da fare. Quindi invece è importante che tu lo faccia, diciamo, di notte, sempre un po' in penombra, sempre semivestita, non spogliarti mai nuda. Vediamo un po'. Beh, tanto comunque questa persona comunque ti riconosce una forza interiore, quindi è in trepida attesa di te, perché è anche in trepida attesa di conoscerti meglio, perché comunque l'hai preso anche per la tua calma e la tua tranquillità. Quindi questo è fondamentale. Quindi cerca di mantenere sempre, diciamo, il tuo equilibrio, perché questo lo colpisce. E ovviamente non farti distrarre però troppo da questa persona, perché ti potresti far distrarre troppo da questa persona, e quindi questo cosa vorrebbe dire? Sento un rumore? No, sì, ho lanciato l'antivirus sul computer e gira. Sì, è quello. No, è semplicemente sto cavolo di antivirus che avevo lanciato che sta girando. E allora quando gira l'antivirus entra il turbo. Ecco, adesso è finito. Bene. È finito. E quindi, diciamo... E quindi questo è un punto importante, quindi questo è un punto fondamentale. Il turbo modem, non è il turbo modem, è il computer che ha l'inserimento turbo. Sì, adesso ho chiuso, è finito. Allora, quindi comunque abbiamo, non devi disperdere il seme, diciamo, tranquillamente, perché se sei una malgascione è un obiettivo di diventare madre, ad esempio, non devi disperdere il seme, non devi, o comunque sia, devi fare focus sempre sull'obiettivo. Tieni presente che questo è più giovane di te e quindi, diciamo, non è detto che abbia questi stessi obiettivi. Non devi farti distrarre dalle lucciole. Utilizza le maschere per coinvolgerlo. Ovviamente, siccome è più giovane, sarà attratto dal mignottone da corsa. Quindi procurati un po' di lingerie, fai un po' il mignottone da corsa se vuoi tenertelo, ma sempre, ripeto, mai completamente, sempre semivestita, perché altrimenti questo se ne scappa. E vediamo, quindi, ovviamente è una persona che non sarà totalmente fedele verso di te,
abbiamo, è uscita la cesta di lumaca, quindi certo, se lo coinvolgi magari potrai renderlo un po' fedele, ma è una persona che tendenzialmente sarà anche in trepida attesa di farti le corna, eh? Sarà anche in trepida attesa di farti le corna, quindi salutiamo Roxy, ti potrebbe cornificare tranquillamente. Quindi una situazione difficile, naturalmente ovviamente siccome lui è un toy boy, tu sei più anziana, diciamo potresti vedertelo come gioco fondamentalmente, ma non farlo sperando che questa persona possa in qualche modo rappresentare una storia importante per te, sarà semplicemente un gioca-jouer, quello è il dato di fatto, fattene una ragione perché questa persona non ha nessun interesse a portare avanti una relazione con te fondamentalmente. Bene, passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, per chi sceglie la stesa della piramide, per chi sceglie la stesa della piramide. E vediamo con la stesa della piramide questa persona in trepida attesa, Vediamo, aspetta l'idraulico, che il tubo te lo mette, che ti mette un bel tubo, Rosy. La nostra Rosy aspetta di prendersi il tubo dell'idraulico. Brava Rosy, l'idraulico, come mette il tubo l'idraulico, non lo mette nessuno. Scegliamo le prime tre carte e vediamo praticamente cosa ci... cosa ci dicono le prime tre carte. Beh, intanto ti dicono che questa persona ti sta sognando, è una persona che ti ha definita come obiettivo, quindi sei il sogno di una persona, pensa che bello, non sei una solita carampana, ma sei una persona che ti sta sognando, quindi sogna, fantastica. In trepida attesa, che ne so, di conoscerti, di vederti, di toccarti, di baciarti, è in trepida attesa nei tuoi confronti questa persona, perché ti valorizza come una donna interessante, come una donna intrigante, quindi è interessante, sei il suo sogno. Ovviamente questa è una persona seduttiva, quindi ti cercherà di sedurre naturalmente, però è una persona che, nonostante sia molto seduttiva, un po' libertina, è una persona che si è molto legato a te, si è molto, molto legato a te e quindi ha, diciamo, il piacere proprio di sedurti per stare bene con te fondamentalmente, per vivere una passione, anche una passione forte, quindi è molto importante questo, è molto importante. Ovviamente non devi fare l'errore di fare la patella sullo scoglio, qua i tarot ti avvisano, non devi fare assolutamente la patella sullo scoglio, devi cercare di fare la sirena, il canto della sirena è il canto migliore, quindi mi raccomando cara malgasciona, fai la sirena e non fare la patella, perché tu hai la tendenza a fare la patella, hai un po' la tendenza, la tua indole è quella della patella, ma devi cambiare e fare la sirena. Dovrai superare alcuni ostacoli perché magari potrebbero esserci antagonisti, non lo so com'è la faccenda, però diciamo sei alla portata, puoi farcela, puoi arrivare a conquistarlo semplicemente abbattendo le sette teste del drago. Scalando la montagna potrai arrivare alla vetta e potrai godere pienamente della soddisfazione di essere arrivata in cima alla vetta. E questo è un punto molto importante per te, una cosa fondamentale. Brava, brava. Naturalmente fai attenzione, diciamo, a non lasciarti trascinare, fai attenzione a non lasciarti, a non abbassare la tua autostima, perché se ti consideri un escremento, poi nella tua vita tenderanno ad arrivare le mosche, mentre tu hai la possibilità di essere una farfalla, hai la possibilità di essere una donna che merita
e quindi diventa un bel giardino e anche la stessa persona da mosca potrebbe diventare farfalla, perché quando una persona ha fiducia in se stessa, quando una persona ha autostima, attira situazioni positive nella loro vita. E questo è un altro punto importante. Naturalmente, cioè, hai proprio a che fare, diciamo, con un maschio alfa, hai a che fare con una persona, hai a che fare con una persona di estremo valore, hai a che fare con un maschio di qualità, con un maschio che potrà portare benefici, potrà portare, diciamo, esigenze positive nella tua vita. Quindi, tieni presente che il maschio alfa, come il libertino, è di difficile gestione, quindi perché è un uomo misterioso, un uomo che ha delle grandi capacità e quindi potresti avere difficoltà, diciamo, nella gestione se non svilupperai la sicurezza in te stessa, che è un parametro fondamentale. E l'ultima carta, la sintesi, è la Malgasciona, quindi lo seduce anche attraverso la tua femminilità, lo seduce anche attraverso il tuo cuore femminile, l'essere femminile, leopardata e selvaggia. Questo è quello che lo farà capitolare, quindi una buona stesa dove ci sono chance, dove ci sono possibilità di creare una relazione, creare anche una relazione stabile fondamentalmente. Hai la possibilità. Vediamo la terza stesa. C'è qualcuno che in trepida attesa di questo, chissà che cos'è questo. E vediamo la terza stesa, che è la stesa della stele. La stesa della stele. Di cosa sarà in trepida attesa questa persona? Cerchiamo. Benissimo, è tutto vero. Brava, brava la nostra Rosi che ha trovato la sua mela, la metà della mela. La nostra Rosi. Neofidanzata, neofidanzata, brava Rosi, brava Rosi. Allora, tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte dei Tarot, scegliamo le prime tre carte. E qua, diciamo, tu devi cambiare, non va bene come ti stai comportando, perché così attirerai catramisti. Attirerai Malgascione, abbiamo l'involuzione. Devi cambiare, arriva un segno forte. Devi cambiare perché la catramista, salutiamo Nadia, il catramista e la sciampista, cioè devi modificare un po' il tuo comportamento. Sei troppo appiccicosa, hai troppo, diciamo, attaccamento. Quindi catramista e sciampista sono persone che hanno grandi attaccamenti, quindi devi mollare l'attaccamento. Questo è il primo consiglio. E manifestare la tua femminilità invece, ma non una femminilità che si attacca. Tu devi manifestare la tua femminilità, la tua prorompenza, la tua bellezza, anche se non sei più giovanissima, comunque manifesta lo stesso, perché comunque il tagliando l'hai superato, quindi puoi manifestare la tua femminilità. E un'altra cosa, devi imparare a farti desiderare, perché probabilmente non sei abituata a farti desiderare, sei abituata a farti dare per scontata. Quindi devi invertire un po' questa rotta e imparare a farti desiderare di più. Non ti stai facendo desiderare a sufficienza. Abbiamo l'elastico dalla parte piccola, deve diventare dalla parte lunga. Devi tendere fortemente l'elastico del desiderio. Solo tendendo l'elastico del desiderio tu potrai raggiungere i risultati che vorrai ottenere nella tua vita. Quindi mi raccomando, tendi l'elastico del desiderio. Qua le cose lo dicono. Vieni vista come una malga agosta, cioè vieni vista come una donna lamentosa, una donna appiccicosa, farai una brutta fine da questo punto di vista se continuerai così, ma i Taratarot danno sempre la soluzione, quindi non preoccuparti, ti stanno mettendo solo un warning che la malgagosta appiccicosa è il bacio della morte e della seduzione, perché tu avresti tutte le chance, tutte le possibilità di sedurre, tutte le possibilità di conquistare.
ma non le stai utilizzando perché ti appiccichi come un'aragosta. E quindi parti da te stessa, ad esempio fortifica la tua autostima, recita il Tara Mantra nei momenti ipnagogici e nei momenti ipnopompici. Gli ipnopompici, ricordiamo che è specialista la nostra Rosi, è specialista in ipnopompe la nostra Rosi. E quindi, diciamo, cerca di sviluppare un attimino tutte le tue caratteristiche. E recita il Tara Mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, è importante questo. E poi c'è da dire che definisciti un obiettivo e devi portare avanti questo obiettivo, devi portarlo avanti. Non lasciarti distrarre dalle lucciole, perché se no il rischio è che prendi lucciole per lanterne. Prendere lucciole per lanterne vuol dire prendere uno che alla fine è una causa persa, con invece magari tralasciando altre possibilità. Quindi cerca a tutti i costi di non perdere la strada e diventa anche piuttosto iperlogico, iperlogica, ma vai avanti così. E adesso vediamo la carta di sintesi, eccola qua. Devi fare un atto di coraggio, devi uscire fuori dalla tua zona di comfort, che vuol dire devi chiudere tutte le storie perse, tutte le storie tossiche, devi chiuderle. Fai un atto di coraggio, perché solo chiudendo definitivamente, anche dentro la tua testa, tutte le storie tossiche, facendo quindi un atto di coraggio, tu potrai far entrare nella tua vita nuovi amori che trepideranno allora sì veramente per te. Questo trepida per levarti dalle balle fondamentalmente. Bene, e abbiamo esaurito anche oggi Tara Tarot, ma presto, verso la mezza direi, la mezza un quarto all'una, ci sarà un altro video, quindi iscrivetevi.